Salve a tutti! Benvenuti finalmente nella nuovissima stagione dell'MSP. Dopo la conferma da parte di Samuel per un altro anno, la stagione è finalmente cominciata. Nella prima uscita la squadra, guidata da un nuovo mister, è riuscita a portarsi a casa la prima vittoria della stagione in Coppa. Il campionato è ormai alle porte e un lungo percorso attende Samuel e i suoi compagni. Riuscirà l'MSP a mantenere le aspettative? Scopriamolo! Ci siamo! Allora, com'è? Come sta andando questa preparazione? Com'è? Tosta. Tosta, eh? Molto. Allora? Dalla cantera! Com'è la differenza rispetto all'anno scorso? Netta, vero? E la Spagna? La Spagna purtroppo se lo ricordo. Peccato. Bomber, sai che quest'anno contano tutti su di te, eh? Quest'anno lo devi guidare di nuovo la camionetta, però... Speriamo di farla partire, dai. Andiamo a fare allenamento. È dura. Dai, forza, dai, no. Dai. Via. Allora, domenica abbiamo fatto l'esordio in Coppa dopo pochi giorni di allenamento per scelta, quindi abbiamo lavorato 8-9 sedute con una doppia dove onestamente sono rimasto ben impressionato dai ragazzi, dove in poco tempo comunque abbiamo assimilato soprattutto l'aspetto del gruppo caratteriale, dove ho visto compattezza nella partita. Ovviamente bisogna dargli la giusta importanza, non troppo stare coi piedi per terra, però ho visto un gruppo che inizia a lavorare, inizia a cercare di fare le cose che si provano in settimana, ecco. Abbiamo lavorato anche abbastanza a livello atletico, con dei carichi di lavori giusti e mirati per non farsi trovare troppo appesantiti e allo stesso tempo cercare di avere un po' di durata poi per le prossime domeniche. È ovvio che poi la Coppa, come dico sempre io, in società gli dà la propria importanza, quindi noi ci siamo dati la nostra, cioè quello di iniziare un percorso e di iniziare a costruire qualcosa di importante. Domenica invece andremo ad affrontare la prima di campionato, quindi dove contano i tre punti in maniera molto molto importante, giochiamo contro una squadra che, come dicono, dovrebbe essere una di quelle accreditate a fare un campionato da vertice, dove l'anno scorso è arrivato comunque in semifinale playoff, quindi questa la dice lunga, credo, sul valore che hanno gli avversari, anche perché è una squadra che riesce a pescare anche dal Veneto, essendo comunque al confine. Le aspettative di domenica, a mio avviso, ripeto, avendo lavorato solo 2 settimane, non possono essere quelle di avere, diciamo, un'organizzazione tattica perfetta, quella di avere una condizione atletica perfetta, però non bisogna sbagliare sicuramente l'atteggiamento, non bisogna sbagliare i valori dell'impegno del gruppo, perché credo che siano, almeno per quanto mi riguarda, nei dilettanti, secondo me sono gli aspetti, almeno dove io allenatore do più importanza anche all'aspetto, come ho detto prima, sia tattico sia atletico e anche tecnico. Secondo me, quando hai un gruppo che va tutto dalla stessa parte, che crede, che si diverte, che sa lavorare, sa sudare insieme, penso che ci sono buone possibilità per raggiungere i propri obiettivi. Domenica su Sam, che l'ha calciato, gli argomenti sono 2 o 3. Uno sicuramente poteva essere comunque la stanchezza, perché eravamo verso fine partita, quindi con i carichi di lavoro che abbiamo avuto in settimana. 2, comunque il risultato era comunque ancora aperto, e 3, i rigori li sbaglia chi non li calcia, quindi secondo me lui il portiere l'aveva spiazzato, ovviamente gli è rimasto probabilmente il corpo un po' sbilanciato all'indietro e ha alzato la palla, però ripeto, la squadra dopo è stata brava, come dire, a correggere l'errore del capitano e portare a casa comunque la vittoria. Ok.
Signori, oggi è già domenica, ma prima di partire per andare verso il campo vi volevo presentare la sponsor di questo video, ovvero Revolut. Revolut è la super app finanziaria che ti permette di aprire un conto gratuito in meno di 5 minuti e che aiuta i propri utenti a gestire le proprie finanze, ma soprattutto 30 milioni di persone utilizzano Revolut. E puoi ordinare una carta gratuita fisica o digitale o personalizzare la tua carta metal come abbiamo fatto noi. Ah, e per non parlare dei 20 euro di bonus che vi regala Revolut se scaricate l'app dal mio link. Ma soprattutto Revolut è anche ottima da utilizzare come conto primario per le spese di tutti i giorni. Puoi risparmiare ogni giorno sui tuoi acquisti online con sconti fino al 30% o cashback sui tuoi marchi preferiti come Adidas o Amazon, pagando con la tua carta Revolut. E con l'integrazione PagoPa su Revolut potrete pagare tasse, multe, bollette direttamente dall'app senza ricevere commissioni. E se fai acquisti su siti che non conosci, con Revolut puoi creare carte virtuali monouso gratuitamente. E quindi c'è il rischio minore che vengano rubati o riutilizzati da un truffatore, permettendoti di fare acquisti in tutta sicurezza. Scarica Revolut dal primo link in descrizione e Revolut ti rimborserà i primi 20 euro spesi col tuo nuovo account. Mi raccomando ragazzi, scaricatelo tutti e adesso andiamo direttamente alla primissima giornata di campionato. Let's go! Non dobbiamo assomigliare a nessuno, questo ti voglio dire, né contro l'avversario della domenica e né altre squadre. Noi dobbiamo arrivare a essere noi stessi. Esempio, oggi la palla loro ce l'hanno, faccio degli esempi, l'80%, non me ne frega un cazzo. Questo non vuol dire che noi dobbiamo perdere la partita oggi. Poi dobbiamo lavorare per far sì che la domenica la nostra percentuale cresca. Questo sì. Però oggi non vuol dire che se loro hanno sempre la palla e noi corriamo come i coglioni dietro, devi perdere la partita. Vuol dire che con la testa siamo deboli. E a me quello dà fastidio. La testa non può essere più debole degli altri già da adesso. Le altre cose, poi è colpa mia, vuol dire che ho lavorato male, dobbiamo fare altre cose. Queste sono cose importantissime. Ok? Buon pomeriggio dai Matosci dallo stadio di Ponte Rivabella. È tornata l'MSP, è tornato il campionato. È la prima giornata contro il Mesola qua in casa. Non è l'esordio assoluto per la squadra gialloblu. Settimana scorsa ha vinto 1-0 contro il Castelnuovo in Coppa Promozione. È tutto pronto, l'arbitro Stano ormai al fischietto in bocca si parte con il primo possesso per gli ospiti, che subito vanno in avanti. Difende però molto bene Dal Monte, che ritorna in difesa. Ancora il pallone dentro, poi riesce a riconquistarlo solo parzialmente, però l'MSP. Allora altra apertura, grande giocata, attenzione, va a giocarsi l'uno contro uno l'esterno del Mesola dentro l'area di rigore, rientra, grandissima chiusura da parte di Bertan, poi Gogliormella di testa, ancora il numero 10 che riceve limite dall'area di rigore, gran giocata e sarà un calcio di punizione da posizione interessantissima. Gogliormella, di fianco a lui Inek, parte il numero 10 con il mancino, grande punizione, forse un po' troppo centrale, ma impegna comunque l'estremo difensore del Mesola. Grande risposta del numero 1 Samuel, chiama lo schema, parte il cross al centro dell'area di rigore, colpisce Galli, ma sarà rinvio dal fondo. Giocata sontuosa qua sulla tre quarti, saltato Samuel, attenzione dentro l'area di rigore, prova a puntare Berta, ne esce Pechini con la presa bassa. Decimo minuto, sempre 0-0 tra le due formazioni. Ancora un'occhiata in mezzo, parte il cross basso, attento Dal Monte col mancino ad allontanare. Parte il cross sul secondo palo, poi la palla che viene colpita con un destro terrificante da fuori da parte di Casette. Mamma mia che gol del numero 8 del Mesola. Fantastica coordinazione, delizioso veramente questo gol. Andiamo a riapprezzarlo. Pechini qua, Samuel cerca Inek, lo trova sulla tre quarti, allarga il pallone per Traina che dà uno sguardo in mezzo, lo mette dentro con il suo destro, Gogliormella sfiora, grande occasione al 17esimo. Ancora l'MSP, grandioso Gogliormella, il numero 10, fantastica, attenzione, slalomeggia, si presenta al limite dell'area di rigore sempre con il pallone attaccato al mancino.
Mamma mia, che giocatore Goglio Ormella, tornato con una voglia incredibile. Samuel, pallone dentro l'area di rigore. Forse c'è stato un contatto e l'arbitro Stano facendo di no. Dalmonte con una sventagliata paurosa di 40 metri. Attenzione, sempre l'MSP in avanti con Goglio Ormella dentro l'area di rigore. Si deve girare, poi serve a Inek la possibilità di tiro. E c'è chiaramente una parata, però non è consentito, sarà calcio di punizione. Parte Inek, pallone che gira, non abbastanza ma non era male comunque questa punizione del numero 7 dell'MSP, che alla mezz'ora comunque. Samuel, pallone sul secondo palo per il colpo di testa che però finisce alto. Si deve difendere qua l'MSP, attenzione, tutto in avanti la squadra giallo-blu. Allora la possibilità per il Mesola, che ha provato con questo destro sul primo palo, dove però Pecchini dava l'impressione di esserci. Chiede una spiegazione all'arbitro Samuel per una deviazione. Parte il cross sul primo palo, poi Pecchini la tiene lì. Buona la risposta del numero 1 dell'MSP, che prova a far subito ripartire i suoi. Vede Zannoni che scatta, buco del difensore. Attenzione Zannoni con Goglio Ormella, con una giocata ancora una volta delle sue. Fa ammonire l'avversario e sarà calcio di punizione dalla tre quarti. Grande giocata di Goglio Ormella, bravo anche Pecchini. Parte Samuel, troppo alto per il numero 6 dell'MSP, questo tentativo da fuori. Ancora il Mesola, che prova a far girare il pallone, abbassare anche un po' i ritmi. Però Samuel non è d'accordo e riesce a riconquistare un gran pallone quando è scoccato il quarantesimo. Parte Samuel sul secondo palo, Bartolini ha colpito di testa. Ancora questo pallone in verticale, sempre Goglio Ormella a venire incontro. Poi riesce a tenere il pallone, però non c'è più tempo per fare giocate nel primo tempo. Finisce 1-0 per gli ospiti, gol di Casette. Sta per riprendere questo secondo tempo, si aspetta soltanto il fischio di Stano, che arriva in questo momento. Palla all'MSP, soprattutto nei piedi di Samuel, che va subito in avanti a cercare una sventagliata. Galli lì un po' assente sulla tre quarti oggi. Allora il Mesola riesce a riconquistare il pallone con questo rimpallo dentro l'area di rigore. Attenzione, colpo di tacco, possibilità, Pecchini dice di no. Pecchini, sontuosa parata, grandissima azione del Mesola, ma Pecchini, riflesso clamoroso. Parte il cross sul primo palo, buona guardia della difesa, attenzione. Allora poi però c'è l'errore da parte di Bartolini, che regala la possibilità al Mesola, che va vicino di nuovo al gol. Riconquista molto bene il pallone l'MSP e lo fa con Inek. Alla sua destra Samuel, alla sua sinistra Goglio Ormella, davanti a lui Bartolini, servito il numero 10. Attenzione, finta contro finta, parte il destro, la respinta in corner, ma Goglio Ormella oggi devastante veramente. Pazzesca partita del numero 10. Cross in mezzo, cercare la sponda di Bartolini, che arriva puntuale. Poi Goglio Ormella con un di girata da fuori area. Sempre l'MSP, il tempo stringe, il pallone dentro l'area di rigore. Attenzione alla possibilità per il Mancino, respinto da parte di Scarpati. Dentro, colpo di testa ad allontanare, poi che non riesce a completare il disimpegno, e allora la possibilità si fa ghiotta per il Mesola, che prova. Calcio d'angolo all'ottantesimo, parte basso sul primo palo, la spizzata e poi si salva in qualche modo l'MSP, ma insiste nei biancoazzurri. Cross ancora una volta basso sul primo palo, buona la respinta. Allora l'MSP prova a riaffacciarsi di là, ma è ancora il Mesola che riconquista il pallone. Poi un'entrataccia forse di Goglio Ormella, giusto il fallo. Calcio di punizione dal vertice per il Mesola. Tutto pronto, Pecchini si tuffa ma la palla colpisce il palo. Altra occasione, ma grande punizione, disegna una traiettoria bellissima.
scarpati, con voglia, si va a riprendere il pallone. Attenzione alla possibilità con Dondi. Dondi dentro l'area di rigore, poi viene fermato. Allora Gogliormella prova ad inventare. Gogliormella respinto. Ormai il numero 10 è seguito da più uomini costantemente. Attenzione alla possibilità. La possibilità dentro. Si intrecciano le gambe. Stanno dicendo non c'è nulla. E allora Bertan cede il pallone ai rotatori per forse uno degli ultimi assalti. Poi Dondi riserve ancora a rotatori, che va a contrasto in mezzo al campo, ma poi perde il pallone sempre a rotatori, sempre Dondi, e fallo in favore dell'MSP. Colpo di testa, attenzione Dondi. Dondi, la possibilità, letteralmente un passaggio al portiere avversario. Manca un minuto. Parte il cross dentro l'area di rigore. Bertan! Al 93esimo l'MSP pareggia, dimenticato dalla difesa. Bertan colpisce indisturbato sul secondo palo di piatto e fa un gol importantissimo. Esultano tutti e l'MSP la riacciuffa all'ultimo. Forse l'ultima vera possibilità dentro l'area di rigore. Stacca di testa Bertan, poi ancora prova ad andarsene Licciardo. Martel cross, una sciabolata dentro l'area di rigore. Pechini tiene lì il pallone. 96esimo in corso, 1-1 tra MSP e Mesa. Andiamo! Forza MSP, andiamo! Stacco di testa. Poi arrivano i tre fischi di Stano. 1-1 tra MSP e Mesa. Finisce così in parità la prima di campionato. Signori, è andata. Partita molto tosta, molto molto tosta. Devo dire che purtroppo sul gol, diciamo che dovevo marcare meglio l'uomo fuori aria perché era mio, mi assumo le colpe e la responsabilità, però quello che c'è di buono è che comunque sia, dopo il gol siamo entrati più in partita e abbiamo giocato molto molto di più. Ragazzi, non una delle mie migliori prestazioni, perché giocare alle 3:30 sotto il sole ero veramente cotto e avevo la visione appannata, non riuscivo a correre bene. È stato veramente difficile perché c'era un grandissimo caldo. Faccio complimenti a Peco perché era quasi riuscito a parare quel tiro e ha fatto comunque sia una buonissima prestazione. Grazie. Ma poi la risolta nei minuti finali, ragazzi, all'ultimo, mancavano 2 minuti alla fine, palla dentro, e il nostro capitano Bertan, che lo farei entrare. Brutta. signori brutta, così lo farei entrare, brutto. Ragazzi, gran gol, 1-1, un punto in testa, un punto fondamentale per come sarà messa la partita. 1-1 meritato, dai. 1-1 meritato, a fine partita è arrivato anche, penso, il loro presidente a farci complimenti e a dire che comunque sia stato un risultato meritato, quindi andiamo là. Che sono d'accordo anche loro hanno giocato una grandissima partita perché sono veramente forti come squadra. Secondo me sarà una delle squadre che si contenderà questo campionato, e anche noi comunque ci abbiamo fatto vedere il nostro, quindi alla fine siamo stati lì, non abbiamo mollato. Domanda, Cap, a chi lo dedichiamo questo gol? Allora, il gol lo dedico a mio figlio che è nato 2 mesi fa. Grande, auguri Cap! Auguri! Gogliormella ha fatto una gran prestazione. Bella. Ha fatto una bella partita. Oh, no, una partita, è una partita. Ha fatto una gran partita. Poi 2 o 3 volte da sul destro, ha calciato, ha tirato, ha fatto veramente bene. Adesso non c'è perché è già andato al bar, adesso li vado a raggiungere. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. Forza Monte, forza.